Io dovrei lavorare. E vabbè. Basta, basta! Io non ce la faccio più. Non si può vivere così, non si può, non si può, dai, bisogna trovare una soluzione. Bro, hai chiamato? Ti ho chiamato, ma che cazzo sta succedendo in sta casa? Ma state trombando tutto lo zoo? Mi sto rilassando un attimo, sono stressato. Lo sai che sono stressato? Sono stressato di cosa? Non fai un cazzo dalla mattina alla sera! La noia stressa. Va bene, ascolta, puoi però fare le tue attività riproduttive in un altro momento? Devo lavorare, vedi che sto lavorando? Che lavoro fai, scusa? Pago l'affitto col lavoro, pago l'affitto. Davanti al computer. Vabbè. Chi cazzo è? Annuso. Figlio di puttana! Ma... è una donna sposata. È una storia lunga, bro. È una storia... ti spiegherò più. Vai tranquillo. Che cazzo facciamo adesso? Chiamiamo la polizia. Ci parlo io, ok? Con la calma e con le buone parole si risolve tutto. Ma dove hai preso quella pistola? Vai tranquillo, ci penso io. Tu continua a lavorare, ok? Non succede niente. Vai tranquillo, ci penso con fratello. Ma come faccio a lavorare così? Ma che cazzo sta succedendo? Ok. Ok, 3 kg, affare fatto, 3 kg. Ma cosa stracazzo hai combinato? Demente cosmico storico! 3.700 euro di bolletta della luce! Cioè, hai collegato un missile nucleare! Hai preso Hong Kong e l'hai messo la nostra presa elettrica! Cioè, neanche il gran visir dei casinò di porco mondo ha una bolletta del genere! Che cazzo hai combinato? Ti posso spiegare? Spiega, forza, spiega. Tu ti lamenti sempre che non contribuisco all'economia di questa casa, che devo trovare un lavoro. Ora tutto è cambiato. Sì. Sono diventato un imprenditore agricolo, ok? Agricolo. Agricolo. Ho comprato delle lampade potenti per allevare piante, ok? A parte che coltivare e allevare sono delle piante con dei problemi. Ma poi coltivare piante cioè di piante di che genere? Sono già stressato. Piante di che genere? Marijuana, ma marijuana. Molti la chiamerebbero così. Rilassa la gente. Porca puttana, lo sapevo. Dimmi che cazzo non l'hai portata qui in casa. Io non voglio cazzi da te. Secondo te sarò così scemo da coltivarla in casa? Sì, sì, sei scemo da coltivarla in casa. Lo sei sempre stato. Dimmi che non l'hai portata qui, porca spudorata, sborrata di merda. Che è in garage. Secondo te la porto in casa? È in garage! Io lo ammazzo. Finisco in galera, non mi interessa. Io lo ammazzo, porca puttana! Non ti ammazzo solo perché nostra madre dice che forse sei mio fratello! Porca puttana! Ciao, bro! Cosa fai stasera di bello? Ti presento Igor. Devi avvertire. Ciao, piacere. Ciao, Fra. Ti posso parlare un momento? Certo. Ci scusi, eh? Ma che cazzo ti sa, Tetez? Perché l'hai portato qui? Però cosa dovevo fare? È appena uscito da un carcere. Come è appena uscito? Gli vogliamo dare un pasto e un letto a sto povero uomo? No, scusi, non tocchi, per favore, non tocchi! Perché? È roba mia! La voglio! Che senso lo vuole? Lo vuole. Bro, non lo alterare, ok? Non lo farà alterare questo ragazzo. È una brava persona, però ogni tanto è pazzo, ok? Ma perché l'hai portato qui allora, no? Perché è una brava persona. Vado io. Ma una pistola, santo Dio! Bro, non giudicare dall'aspetto. È una bravissima persona, ok?